Molto bello questo cosplay qui al Romix 2015, si chiama, si intitola? Farelni Life, fatto da Flavio, perché non è praticamente un personaggio inventato e non fa parte di nessun gioco, fumetto o manga, insomma. Facciamolo vedere. È inventato praticamente tutto da me, il vestito l'ho presentato su carta e poi l'ho svolto praticamente in forma reale. L'hai tagliato tu, l'hai tagliato insieme tu. Insieme a mia madre, con gli attrezzi di mia zia, e anche ci ha dato una grande mano pure lei. Mi ha insegnato pure parecchie cose. Parecchie cose, qui incontriamo una bella collana. E la collana praticamente me l'ha prestata una mia amica e da lì ho levato praticamente la gemma e l'ho fatta un pochettino. Tu che fai? Studi? Lavori? Io studiavo fino a poco tempo fa e ho finito gli studi, adesso dovrei cercare lavoro. Che cosa ti sei? A Berghiero, sala. Istituto Alberghiero? Sì. Nulla di tutto ciò che mi compete, insomma, qua praticamente. Sì, però comunque allora, parliamo di questo bastone, un bastone d'olivo mi sembra. No, è di rosa spina, trovato in Abruzzo, e non so se la forestale ce l'avrà con me per questa cosa. Non diciamo nient'altro. No, l'abbiamo tagliato e da lì l'abbiamo viziato, però abbiamo sbagliato praticamente a fare una cosa. Noi gli abbiamo levato direttamente la corteccia è essenziale finché il legno si asciughi, in modo che non si spezzi. E qui un pochettino si è spezzato, però è parecchio resistente. Infatti questo legno è utilizzato da pecorari proprio, vecchi, c'ha una storia sua, insomma. Il cosplay è arte, è creatività, è anche tecnica, scienza, sì. No, fantasia, è tutto questo, no? Sì, vero, senza dubbio. Senza dubbio. Questo è il primo cosplay che fai o già? Primo cosplay proprio serio, sì. Serio, sì. Hai visto qualche cosa qui carina? Oggi poca gente, a dire la verità. Sì, la pioggia, non c'è, giovedì. Non c'è tanta gente col cosplay praticamente, però di sicuro sabato e domenica ci saranno di sicuro. Pure benissimo. Venerdì. Benissimo. Vi aspettiamo, un saluto da Farelni Life. Dal Romix 2015, vi aspettiamo fino al 4 ottobre. Ciao a tutti. Grazie mille, arrivederci.